Ed è anche difficile per noi, io sono un'ex direttrice, ora sono in direzione. Io sono stata una che ho anche venduto, perché lo devo dire, molta onestà, questi tipi di operazioni, però perché ci venivano detti non solo di venderle, ma ci veniva detto che si era una grande banca. Esatto. Una grande banca. E questo, quindi noi si diceva delle bugie che ci venivano dette a sua volta a noi. Che è il tradimento peggiore. Che esattamente sì. C'è un fatto di giustizia in tutto questo, però noi che siamo al di là di tutto, io non sono una nostalgica ma sono una pretese, ciò che successe non è niente in confronto a quello che abbiamo dovuto subire in questo periodo, perché ci è andata via la nostra dignità, proprio la nostra, quella della porta accanto. L'onorabilità. Perché Tutti noi, io vivo e sono nata in piazza San Francesco, le persone mi incontrano e mi dicono: ma cosa è successo? Ma è difficile anche spiegarlo, per cui questo io lo vivo anche come una colpa personale, perché non è pur giusto. Pur essendo incolpevole. Perché, però non è giusto dire io non sapevo. Alla persona vicino a noi non è facile dire io non sapevo, è così, però non possono capire le persone semplici, le persone alle quali, ahimè, anche persone come me hanno venduto troiai.